Si va a dire che il giudice avrà la facoltà di fissare termini per la precisazione o modificazione delle domande, aggiungendo tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Cosa significa? Il giudice ne terrà conto e avrà sempre la facoltà di fissare termini quando vuole. Quindi in realtà non si va a modificare nulla. Sempre rimane una mera facoltà del giudice che, in base a come si è alzato quella mattina, deciderà se concedere quei termini per la modificazione delle domande o se non concederli. Quindi in realtà andiamo a innovare, ma andiamo a innovare per non dire nulla, ma solo per lavarci un pochino la coscienza, perché diremo, eh sì, magari quel giudice però non deciderà così, come si dice da qualche parte, a capocchia, ma deciderà in base e tenendo conto, se proprio li vuole stare a sentire, delle eccezioni delle altre, degli avvocati, dei diritti delle parti costituite. E quindi ci asterremo proprio perché questo emendamento non ha, almeno in questa parte, nessun senso. Grazie. La ringrazio, deputato Colletti. Allora, nessun altro chiede di intervenire? Metto in votazione l'emendamento 1.366, parere favorevole di Commissione e Governo, si rimette all'Aula. Il relatore di minoranza dichiara aperta la votazione. Caso. Gallinella. Ci siamo? Tutti hanno votato? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 303, contrari 3, la Camera approva. Siamo all'1.367, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. C'è il deputato Colletti che vuole intervenire. Prego. Con questo semplice emendamento andiamo a modificare quella che è una facoltà del giudice in un obbligo del giudice di concedere la possibilità alle parti e il diritto alle parti di poter magari indicare dei mezzi di prova, il diritto delle parti anche di poter fare delle conclusioni, il diritto delle parti di poter fare delle eccezioni, il diritto delle parti anche di poter modificare la domanda, perché la vera follia sta nel fatto che se il giudice non mi permette di modificare la domanda, io o faccio appello o presento un ricorso nuovo sulle quelle modifiche che non mi ha permesso il giudice. Quindi invece di avere un ricorso io ne avrò due e aumenterò i processi a carico della giustizia civile. Ed è per questo che non ha senso ed aveva senso.